Ciao ragazzi, un saluto da Tarfone, benvenuti in questo settimo episodio di Pillars of Eternity. Come regalo di Natale, visto che ieri non ho, l'altro ieri non vi ho pubblicato niente e se avete visto il vlog sapete il perché, comunque vi chiedo scusa, oggi vi pubblico sia RimWorld che Pillars come regalo di Natale e per farmi perdonare che sono arrivato in ritardo e cercherò adesso di riprendermi pian piano con le programmazioni. Vi chiedo ancora scusa, comunque andate a vedervi il vlog di auguri di ieri dove c'è scritto tutto. E sono accompagnato in maniera spirituale dall'amorosa, nel senso che lei sta cucinando e io sono qua che sto registrando. Sono le 1 del pomeriggio, per cui sì, insomma, ci siamo. Ho letto il commento di, aspettate un attimo, che vado a recuperarlo. Scusatemi un attimo, di Clipper 95 che ha scritto Tarf per Pillars of Eternity, punto interrogativo. Poi, visto che hai modificato il messaggio, ti ho risposto stamattina. Ma come puoi vedere, oggi l'ho fatto. Quando vi dicevo che comunque i commenti li leggo, mi fanno piacere, ragazzi. Ditemi lo stesso, se preferite che continuiamo con gli episodi di Pillars e Rimworld e poi butto in mezzo Gigabyte permettendo del cubotto le live, oppure se facciamo Pillars o Rimworld in live. Allora, continuiamo a dove eravamo arrivati. Allora, ovest per Valdoro, sud per la bussola di Angelog, a est per Prato Nero. Allora, diario. Il carico del fabbro è vai a Prato Nero. La supplica di una madre. L'ordine dell'arrivo. Tutte le madri che daranno la luce a minimi senza ne sono state in lancia. Farsi fra loro. Ok. Allora, visto che è una delle prime quest che abbiamo preso, andiamo alla bussola. Per cui a sud per la bussola. Andiamo via sempre in modalità nascosta perché non si sa mai cosa potremmo trovare in giro, anche perché essere attaccati all'improvviso, è vero che abbiamo la pausa automatica, ma potrebbe essere sempre una sorpresa. Poi se riusciamo noi ad organizzarci al meglio per sferrare il primo attacco, schifo non fa. Anche perché sinceramente non mi ricordo mai bene tutta la cosa, tipo qua c'è una stradina secondaria che non andremo a prendere. Anche perché dobbiamo pompare un po' il gruppo, dobbiamo farlo diventare un po' più grosso. Buono che abbiamo un chierico che così ci cura. Abbiamo il tank, il curatore e due DPS, che schifo non fanno. Non siamo messi male, dai. Ok, siamo arrivati in fondo, per cui ce ne possiamo andare. Bussola. Ok, il viaggio dura 6 ore, intanto mi scolo un sorso di caffè. Ragazzi, vi chiedo ancora scusa per la programmazione che non è stata ottimale, però cercherò di rimediare, promesso. Allora, visto che la cosa non mi piace, allora, potrebbero essere persone con cui poter chiacchierare. Accanto alle pozze di marea ci sono due abitanti, respirano affannosamente quando ti avvicini e alzano lo sguardo nervosi. Se sei qui per pescare, come noi forestiera, ti conviene evitare quella zona, la nana indica il sud-est. Su come scuoto il capo, tante navi finiscono dritte contro le rocce, qui. Per cui il naufragio non ci aveva sorpreso, finché non abbiamo udito qualcosa. Un rumore terribile, pensavo che magari fosse un superstite, ma non era vivo, si muoveva, ma non era esattamente vivo. Vuol dire, è stato orribile. Che cosa state facendo voi qua fuori? Peschiamo, che altro? Peccato che abbia perso la canna da pesca quando l'ho scagliata contro uno di quei mostri. Sospiro, stavamo dando un'occhiata alle pozze di marea e ho avuto la bella idea di tentare la fortuna su quella roccia. Un lavoro incredibile, adesso dovremmo racimolare qualcosa con le reti e resteremo con la fame. Hai detto che qui le navi naufragano spesso, giusto? La nana esce continuamente, è un posto incantevole ma assai pericoloso per navigare. Buono per la pesca, questo sì, si asciuga la fronte. Penso che la prossima volta ci spingeremo a cercare più su lungo la costa.
a cercare più su lungo la costa, è corretto? Ok, l'amorosa che è un... cercare più su A lungo cercare la più su costa. lungo... Ma manca la virgola. Però devi parlare un po' più piano perché sennò rischio di registrarti. Perché... un attimo. Niente, non vi posso dire una cosa. In che senso, che cosa hai visto? Cadaveri, cadaveri ambulanti, qualunque sia la causa, meglio non averci niente a che fare. Con un po' di fortuna troveremo qualcosa in queste pozze di marea e poi ce ne andremo subito a casa. Vabbè, buona fortuna, aspetta, hai sentito? Giustamente, adesso magari ci attaccano. Eccola là. Ah no, è un Xaurip. Allora. Maghi su di lui. Tank su di lui. Questo è l'healer che vorrei tenermelo dietro. E gli incantesimi. No, lo teniamo qua. Yes. Ah, ma sono un bel po'. Allora, aspetta, facciamo così che tanto queste sono a carica. Una bella bordata lì. E un'altra bordata lì. Tanta, mi fai un piacere. C'ha un pappagallo sulla spalla, me lo tiri giù. Dai, controlli più che altro che non faccia casino. Se sentite un cacacacà, è l'amorosa che fa la pirla. No, è morta la nana. Vabbè, buttiamo tutto qua. Ok. Questo dice qualcosa del cielo, grazie per l'aiuto forestiera. Sì, è morta la nanna però. Ma è lino, sì. Allora, noi andiamo via in modalità imboscata, che in realtà è in modalità furtiva, per evitare... Ok. Non stare a giocare col gatto sulla mia tastiera. Ok, dovremmo anche avere finito il... come si dice? Il bestiario sugli Xaurip. Vediamo. Esatto, progressi bestiario su Xaurip 100%. Nel frattempo l'amorosa sta giocando con un cucchiaino sopra la mia tastiera, per cui se dovesse succedere qualcosa di strano, ragazzi, non vi preoccupate. Eccola là, appunto. La smetti? E io ti ricordo che se tu urli ti registro, vero? Eh? Sì, c'hai un tacchino sulle spalle, sì. Ehi, la salute. Come fa a vederci che siamo nascosti? Ok. Ponamus degnato di fare. È gentile da parte tua fermarti a parlare al mio amico. Di fronte a te svetta un Aumaua con i capelli arruffati e vestiti un tempo colorati ridotti a stracci. Lo stesso per dire il suo volto, un insieme di piccole cicatrici e ferite più ampie. Non ho più visto alcun kit da quando la mia nave è affondata. Non è che per caso desideri alleggerire un po' il tuo borsello? Hai subito un naufragio? Sì, stavamo trasportando merci da morta a fiamma alla baia degli insorti quando una tempesta mi è andata fuori rotta facendoci naufragare qui. L'unico sopravvissuto sono io. Per un attimo il suo sguardo diventa greve, poi scuote la testa e si riprende. Perché non considero la possibilità di navigare fino alle isole dell'arcipelago morta a fiamma? Non c'è luogo più magnifico in tutto il mondo. Che cosa? Aventi il carico della nave, alcuni beni provenienti da morta fiamma, qualche oggetto personale, tutto della massima qualità. Non venderei nulla, ma senza denaro come farò a tornare alla mia terra natia? Fammi vedere le tue merci. Certamente. E ovviamente c'ha le cose OP. Allora, vediamo cosa. No, voglio vedere cosa. Ok, non ci interessa al momento, perché comunque non abbiamo nessun pistolet. Sciabola dei mari potrebbe interessarmi.
Onda travolgente con colpo a segno o critico. Una per combattimento. Sti cazzi. Sì, ma chi è che ce li ha? Grava dei Mataru. Lega anima. Lega questo oggetto per colpire la persona. Dimmi la domanda e parla piano, perché sennò ti... rischi di essere preso, lo sai. Va bene. No, non c'è la versione online. Allora. No, non posso giocare con altri bimbi. Mantello lo tengo, cappuccio lo tengo. Guanti questi li tengo. Ok, allora poi vediamo qua. Queste qua le vendiamo, che tanto non ci servono a nulla. Queste le vendiamo, non ci servono a nulla. Cappello lo vendiamo. Questi li teniamo. Questi li teniamo. Questi li teniamo. Ok, quanti soldini abbiamo? 1.007. Non possiamo permetterci niente. Scusa, ripeti la domanda che non ho capito. Pillars? Sì. Un ragazzo che mi segue. Mi ha risposto solo uno al vlog di ieri. Non so perché non sono partite tante notifiche. Ti sei tagliata? Ok. Allora, andiamo sempre via in modalità. Ah, un accampamento. Vabbè, mostriamoci per quello che siamo. Andiamo a parlare. Ranga. Ti trovi faccia a faccia con una Umawa gigantesca. La sua pelle è il colore bruno dorato del tramonto, con chiatte bianche sulla gola e sulle mani. I suoi capelli fra il castano e l'armato sono intrecciati ben stretti intorno alla testa e gli ricadono sulle ampie spalle. Dai, ti guarda con calma. Non pare sorpresa di vederti arrivare al suo accampamento in riva al mare. Sei qui per comprare le mie medicine e i miei oggetti, oppure vuoi riscaldarti accanto al fuoco? Indica il grande calderone lì accanto. Mi manda Aufra, dice che sai come evitare che il suo bambino nasca senza anima. Ah, un'altra per correre la smarrita del gregge di Lord Raedric. Annuisce lentamente. So di che parla, deve essere disperata per mandarti qui al posto suo. Ti ha dato di che pagarmi, giusto? Dimmi. Hai mai visto un bambino appena nato? No. Secondo te un bambino appena nato ha un'anima? Perché no? Ma smettila. Qualsiasi cosa sia puoi tenertela, non mi servono le monete. Vorrei piuttosto che facessi una cosa per me. Ranga indica verso l'entrata. Al nord-est c'è una tribù di Xauri guidata da un chierico. Ormai hanno esiliato Tana da un pezzo, ma i loro esploratori sono ancora appostati qui intorno in attesa dell'opportunità di ucciderlo. Lo Xauri permette uno stridio rauco e china al capo. Un giorno dovrò allontanarmi per procurarmi degli ingredienti. Al ritorno troverò il mio assistente in una pozza di sangue. Per il punto, come farò ad aiutare gli altri? Scuote la testa. Liberami da questa seccatura e farò tutto il possibile per aiutare Aufria. Ti darò anche una ricompensa. Va bene, tornerò quando sarà fatto. Bene, bene, le troverai piuttosto facilmente. Credo, sorrido scoprendo i denti. Auguri, Aguzzi. Scoprendo i denti, Aguzzi. Buona fortuna. Il gruppo ha guadagnato 408 di esperienza. Ok, togli di mezzo gli Xaurip. Andiamo a buttare fuori gli Xaurip, che come abbiamo visto non sono pesci, alghe di un verde brillante ribondo nello stufato. Ha un piacevole gusto salato. E abbiamo visto che non sono nulla di così preoccupante. Qua probabilmente ci sono i teschi per tenere distanti gli Xaurip. Sì. Ma è un PNG, tata. Ok. Allora, mettiamo tutto nella chest.
Questo recupera la resistenza, perfetto. Salute, siamo messi abbastanza bene. Allora, io direi facciamo un quick save prima di entrare nella grotta. F5, salvataggio rapido completato, entriamo dentro nella grotta. Anche perché non mi ricordo assolutamente nulla dall'ultima volta che ci ho giocato. Tagliato a tacchino. Posso raccontargliela? Allora, praticamente, l'amorosa ha insegnato a tacchino, alias gatto, ok? Che praticamente tacchino può mangiare dalla forchetta, ok? La mia. Per cui cosa succede? Che ogni volta che qualcuno di noi mangia dalla forchetta, cioè, scusate, ogni volta che io mangio dalla forchetta, tacchino arriva e cerca di mangiare le cose che io ho sulla forchetta. Per cui cerca di prendere ogni volta le mie cose. E ieri gli abbiamo fatto il pranzo di Natale, che cosa gli hai fatto? Il pollo con... pollo, patate e... solo pollo e patate era? Ah, e formaggio. Pollo, patate e formaggio. Per cui ieri tacchino ha mangiato di gusto. Diciamo. Sì, 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 non dico niente. Aspetta un attimo che mi stanno massacrando di brutto. Allora, chierico. Procura, cerca. Crea un cerchio curativo di lunga durata che rigenera la resistenza degli alleati. Vai, ragazzo mio, fallo. Bersaglio distrutto, ok. Aspetta, perché il cerchio curativo lo fa intorno a lui, però. Ah sì, praticamente, perché Morosa mi dice giustamente di raccontare i capricci che ho fatto l'altro giorno. Cos'è successo? Mi dice, Tato, per favore, vai a fare la spesa e compri questa cosa. Ok, che è il pollo. E io gli dico, ok, va bene. Pensando che il pollo fosse per me. Per pranzo, ok. Allora, vediamo se riusciamo a buttarlo a terra. E praticamente io tranquillo ho detto, vabbè, prendo il pollo, lo farà per me. Torno a casa e scopro che praticamente il pollo non è per me, ma è per il gatto. Cazzo, ci ha buttato giù anche gli Atari. Meglio usare. Minchia, se sono grosse ste cose. Ok. No, mi hanno ucciso dei funghi giganti. Ok, allora. Occhio nero, meno 4 precisione. Contusione costa meno 4 costituzione. Direi andiamo fuori e dormiamo. Anche perché poi c'è la mamma da affrontare, che è molto più grossa. E praticamente io ci ero rimasto malissimo perché... cioè, cavolo, io pensavo che avesse preso da mangiare per me. E invece no. Cioè, eravamo già d'accordo che ieri siamo andati a mangiare in un ristorante qua a Bodemais. Eh? In che senso l'italiano? Vabbè, scusate, eravamo d'accordo di andare a mangiare ad un ristorante qua a Bodemais. Abbiamo mangiato, tranquillo, tutto a posto, tutto bene. Faccio un altro quick save. E ho detto, per cui quando me lo fa il pollo, pensavo oggi a pranzo io. Visto che oggi a pranzo siamo tutti e due a casa, ho detto, mi farà il pollo. Poi alla fine, non so se per farsi perdonare, per un qualche magnanimità o altro, la cena della vigilia ha fatto il pollo con le Bratkartoffeln.
Sì, ma erano tipo bratkartoffel, no? Patate fatte tipo in padella. E molto buone, eh? E il pollo. Non contento di questo, però, le abbiamo date anche a Tacchino, che ha mangiato sul piatto, sulla tavola con noi. E abbiamo fatto cena della vigilia tutti assieme, praticamente. No, non ci prenderanno per pazzi, dai. Allora, questo teniamolo indietro. Questo è confuso. Ok, questo è confuso, è bello in fuga. Vediamo se c'è un qualcosa. Attenta, ok. Allora, vediamo se c'è qualcosa per la confusione. Tarlo del dubbio dice sui tubi inconsci, riducendo la velocità di tutti i nemici nell'area d'effetto, no? Preghiera contro la malattia, no? Sigillo resplendente, no? Allora, visto che comunque quello è tosto, direi che un paio di bordate pesanti gliele tiriamo. Ok. Tu, Chierichino, stai buono qua. Ok, è andata. Perfetto. Adesso aspettiamo che si riprendano i nostri. Allora, modalità furtiva, che cerchiamo tutto in quello che c'è da cercare in giro. Allora, muschio e muffa rivestono le ossa come una coperta, hanno un odore terroso e umido. Ok. Avventuriera morta, 17 monete. Avventuriera morta, Grimaldelli, e 17 monete. Non prenderla. Cosa, non prenderla? Le ho già prese ormai. Arbalestra. Vabbè, prendiamola intanto. Niente di che, però ci siamo fatti un po' di esperienza. Vabbè, ci ha saltato un riposo, un paio di incantesimi, ma direi che è andata anche abbastanza bene. Quelle piccoline erano più cattive. Ok, allora, c'è Tacchino che ce l'ha con i detersivi, per cui ricordatevi che adesso ogni volta che diremo Tacchino ci riferiamo al gatto. White flame and sound. Allora, avanti, 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 avanti. Ok. C'è qualcosa qua. Turchese e una pagina tratta dai viaggi di Fulvano. Allora, leggiamo la pagina tratta. Anche questa la mettiamo qua. Allora, vediamo. Lettera no. Allora, mentre ero a Valdoro ho incontrato una gentildonna della foresta di Dir e la si è rivelata una guida utilissima durante il tempo che ho trascorso in quel mesto villaggio. Ha accettato di accompagnarmi per una parte del viaggio fino alla bussola di Aslan. Le nostre strade si sono divise nella zona nota come Bivio di Magran, ma le ho regalato il mio muletto perché potesse ricordarmi caramente. Chissà, forse un giorno tornerò davvero da quelle parti. Vabbè, se troviamo qualcuno con un amuleto, queste cose intanto le mettiamo qua, che sono ingredienti che più avanti potremo utilizzare. Allora, destrezza, se gli diamo i guanti della destrezza a lui gli aumenta un po' la difesa. Vabbè, piuttosto di lasciarlo in giro. L'armatura di cuoio la mettiamo via, il piede di porco lo teniamo qua, lascia, lo mettiamo via.
Ci servirebbe un druido che ci potrebbe tornare molto utile. Allora, lei non può mettere il cappuccio, lui però sì. E il mantello, lei ce l'ha già. Ok, gli diamo il mantello. Servirebbe un druido barra cacciatore, che poi potremmo farlo più avanti con da reclutarlo dalla taverna. Allora, senza? Ma non era mia la gnagna. Era un, beh, un PNG non importante. Ok. Allora, ritorniamo in modalità furtiva. Qua adesso probabilmente ci sarà. Allora, questi sul, i maghi sulla chierica. Il tank tanto dovrebbe reggere tranquillamente. Incantesimi, vediamo, il chierico sgombra propriamente, quindi. E quindi quella degli alleati vicini aumentano di buona concentrazione e volontà. Questo contro le paure eterne? No. Invoca il favore divino aumentando la precisione e il danno degli alleati nell'area d'effetto. Uncini di lan condanna. Ok, la chierica praticamente è implosa. Ed era quella più pericolosa. Perfetto. Qua sono tutti riuniti, per cui li tiriamo una bordata di quelle ottime. Ok, adesso ci concentriamo su una lucertolina singola. Ok, abbiamo fatto anche la quest. Tutto in inventario. Andiamo a rovistare nell'accampamento. Quello spara, tipo spara tutto? Ma devo tenermi da parte i giga, tata. Quello è il problema, quello ciuccia tanti giga. Sì. Ok, abbiamo trovato. Che è, aspetta, non Overwatch, ma penso che la pasta sia da concimare ormai. Stasera te la mangi tu. Oh, una balestra di qualità e una lettera di Fulvano. Oh, abbiamo trovato Fulvano. Allora, vediamo cosa ci dice Fulvano. Lettera di Fulvano. Com'è possibile che le mie nobili peregrinazioni mi abbiano condotto in questo luogo? Sentire la gente della foresta e dire questa mi Saranda Laguna è uno spettacolo degno di essere visto, ma io qui non ho incontrato altro che sventure. Pensavo di esplorare la caverna sul pelo dell'acqua, ma ho scoperto che era abitata da Amanitule. E abbiamo quelle che sono quelle che abbiamo buttato giù. Mi sono diretto nella tanto decantata bustola e ho perso le mie lettere inciampando su un tronco marcio. Alla fine sono riuscito a raggiungere i teschi di dragone poco lontano e sono stato minacciato da un pugno di piccoli e sciocchi Xaurip. Tornerò al Dorp e non riuscirò a riprendere fiato, perlomeno si direbbe che gli Xaurip non mi abbiano seguito. Sì, perché qua giù ci sono i non morti, se non mi sbaglio. Eccoli qua. I ghoul, immune a charm, confusione, dominazione, infezione, malattia, svenuto e veleno. Allora, sblocchiamo il tank come al solito. Dalla modalità
Furtiva. Ok. Bello resistente il goal, Ok. Recuperiamo anche un qualcosa dal goal. Carne di posseduto. Ah, poi, ragazzi, questa sarà una chicca che vi dico, vediamo quando la farò. Abbiamo, se avete visto la pagina Facebook, il fratello dell'amorosa gli ha regalato il libro delle cucine di ricette. Delle ricette di cucina, delle ricette di cucina di World of Warcraft. Per cui sicuramente le proverò una volta che le farà. Ok. E ovviamente faremo la foto o il video dell'assaggio, magari fatto dall'amorosa verso di me, che così non lei sta tranquilla ed è contenta. Slancio più uno per combattimento richiede splendore sacco, che non come un sacco attorno al carico, bruciando ogni posseduto in prossimità, ricevendo una seconda di resistenza nella. Ok, facciamo questo. E ovviamente vi faremo vedere foto. Non so se faremo anche le foto mentre sta preparando le cose o altro. Nope, mi dice già di nope. Il risultato sì, però dai. Il risultato sì. Faremo la foto del risultato se è decente. E ovviamente faremo una sorta di sì, buono, sì, fa schifo, sì, è da rifare, cose di questo genere. È vero, molte sono con i molluschi, per cui non le possiamo fare, anche perché qua in Germania è un po' difficile. È che? Ma vero, a me non piacciono i molluschi, per cui. Però ci sono un bel po' di dolcetti, se non ho letto male. È vero, dobbiamo riparare anche il forno. Allora, vediamo se ci sono altri posseduti qua. Una pagina tratta dai viaggi di Fulvano, che la leggeremo dopo. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Cuffia di maglia, luce d'argento, armatura a scaglie, questa ci può tornare utile. Ok. Oh, mazza chiodata. Allora, giustamente l'amorosa mi fa notare che sono 33 minuti che sto registrando. Questo masso al centro di un cerchio di pietra frastagliata proietta una lunga ombra sulla sabbia allo spostarsi del sole. Ok, allora i mostri li abbiamo fatti fuori. La caverna l'abbiamo fatta, andiamo a consegnare la quest e poi direi che si potrebbe... Chiudiamo qua e andiamo. Giusto, devo rifare la moca? Perché devo rifare la moca? Ah, vuoi il caffè? Ah, ok, va bene. No, io un altro caffè non lo reggo, mi sta già venendo mal di testa. Va buon, ragazzi. Scusate gli strafalcioni di oggi, ma veramente non gliela fa. È finita, mi sono finalmente liberato degli stellini incessanti dell'Ixaurip. No, Tana, non mi riferisco a te. Sono tutti morti. Bene, ora... Ero stanca dei loro patetici agguati. Ecco qui, ti consegna tre fiale. Queste sono per ringraziarti dei tuoi sforzi. Ora possiamo passare alla mia parte d'accordo. Aggiunto inventare pozione di rigenerazione minore, guarigione e resistenza. Inizierò a preparare la mistura, ma mi serve un ultimo ingrediente. Alcune spore delle creature di quella caverna. Indica il nord della piccola spiaggia. Si chiamano amanitule e sono estremamente utili. Me ne occorre soltanto una per la mistura. Se ne trovi altri, tienile pure. Ho delle spore. Ah sì, molto bene, dammene una e la metterò nel calderone. Cioè, neanche a farlo apposta. Non ci vorrà molto. Si vede che no. La miscela è pronta, porta ad Aufra, dille di berla prima di andare a letto, perché dà sonnolenza. Di mattina dovrebbe sentirsi più energica. Dille di mangiare più pesce e formaggio, la pozione le aiuterà a sviluppare un sano appetito e le darà forza. Se ricordo bene, è una donna piuttosto gracile. Aspetta, pensavo fosse una cura.
posso curare le malattie del corpo, ma non le alterazioni dell'anima, e certamente non quelle inflitte dagli dèi. Ranga incrocia le braccia. L'ho spiegato tante volte, ma la gente tende a credere ciò che le fa più comodo. Lasciale credere che sia così, forse la cosa le aiuterà. La fede è una cosa estremamente potente. Nel frattempo si sentirà meglio. Se suo figlio non verrà colpito dall'ascito, sarà un neonato in salute. Questo posso promettermelo. Va bene, allora me ne andrò. Ok, vabbè ragazzi, praticamente non abbiamo scoperto nulla di che di nuovo. Vediamo se qua c'è qualcosa da saccheggiare. No, niente. Ok ragazzi, io vi saluto e vi auguro un buon Santo Stefano. Saluti dal... saluti dal tacchino. E vediamo se riesco a registrare un altro episodio. E vi saluto, alla prossima. Ciao ciao!